in casa Bloom. Sono le 8 del mattino, entra in scena Leopold, prepara la colazione e la porta assieme alla posta alla moglie Molly, mentre lei pigramente resta a letto. Molly riceve la posta e Leopold vede che una delle lettere è proprio del direttore Boylan. Mr. Bloom è consapevole che Boylan finirà a letto con sua moglie il giorno stesso ed è tormentato da questo pensiero. Nel frattempo legge una lettera della figlia, ma poi, tra aromi di cucina e di cloaca, tra fumanti tazze di tè e rognoni bruciacchiati, si chiude in bagno a defecare. E passiamo poi al 18° capitolo, Penelope, il letto, che è un magistrale monologo interiore in cui Molly inizia a riflettere prima di addormentarsi, per passare poi a considerazioni sui propri amanti, su di sé, sugli altri personaggi. È un lungo, lunghissimo monologo interiore che racconta i suoi pensieri, ma soprattutto le sue bugie, mentre a letto aspetta il ritorno di Leopold. La giornata trascorsa con Boylan, l'amante, scorre nella sua mente mentre torna in camera, sale sul letto e pensa a quando lei e Bloom avevano dovuto traslocare. Pensa poi a Steven, che ha incontrato durante l'infanzia. Immagina come sarebbero dei rapporti sessuali con lui. Ipotizza che il mondo sarebbe molto migliore se fosse basato su società matriarcali. Vorrebbe svegliare Bloom per rivelargli i dettagli della sua relazione con Boylan e per fargli capire la sua colpa. Ma pensando ai fiori, Molly ricorda il giorno che lei e Blue hanno trascorso a Oz, la sua proposta di matrimonio e il suo modo di accettare. Sì, ho detto sì, lo farò sì. Uno slancio senza pretese, un pensiero a briglie sciolte, un momento di felice inconsapevolezza, un sì, che abbraccia tutta la vita. La lettura a cura e con Igor Canto nelle vesti di Leopold Bloom, Antonietta Capriglione nelle vesti di Molly Bloom e una fantastica Acquacettica con Anna Cefalo.